Bentornati su Officina del Pilota, finalmente la Mini di nuovo nelle mie mani, o meglio nella mano, me ne è rimasta una, ragazzi. Ho avuto un piccolo incidente durante le riprese del video del GT3 RS a Ferrara, a casa di Alan Simoni. Nulla di grave, la vita va avanti e anche il progetto dell'estetica della Mini va avanti. Che cosa è successo? Ho verniciato questi faretti, come potete vedere, gialli, un po' troppo fosforescenti per i miei gusti, ma quando le luci sono accese il colore è davvero bellissimo. Nuovi pneumatici Michelin Pilot Super Sport che avete già visto in un video precedente, se volete vi lascio un link qui in alto. Targhe nuove, che ho pagato la bellezza di 190 euro. Le targhe, ragazzi, quella anteriore ha delle mollette nere in alto e dei tappini blu in basso. Perché? Semplicemente perché è messa un pochino più basso rispetto a dove andrebbe. È una questione estetica e io ho preferito fare così. E ho montato anche delle luci a LED per i fari anteriori. Guardate che differenza c'è con le nuove luci a LED che mi ha mandato Alan Simoni di Simoni Racing, piuttosto che le vecchie, che sono molto più gialle, spente, veramente danno un senso di antico alla macchina. Con queste, a parte che si vede meglio, ma poi sono bianche come piacciono a me. Una bella lavata. In questo video vi faccio vedere tutto il procedimento e spero che vi piaccia. Buona visione! Cari amici, ho lavato la Mini, i cerchi erano troppo pieni di grasso, davvero davvero sporchi, non andava via col semplice lavaggio acqua e sapone e pennellino, quindi Fulcron è un super sgrassatore, adesso vi faccio vedere che potenza che ha per sgrassare cose del genere. Io lo uso sempre molto concentrato, non lo diluisco perché il potere d'azione è più forte, quindi sgrassa meglio, tutto qua. Io questi li ho appena lavati, ok? È uno sporco impossibile, è inutile che stiamo qui a perdere tempo, ore e ore. Utilizziamo un prodotto che funziona sempre, questo. Lasciamo agire qualche minuto il prodotto e poi con un bel pennello andiamo a sgrassare. Sgrassa tutto, non c'è nulla che possa resistere. Buono. Questi sono i faretti della Mini che farò gialli, quindi utilizzerò il classico trasparente mettendoci una puntina di giallo dentro. Prima li ho smontati e poi li ho sgrassati con l'antisilicone. Dunque, andiamo a mischiare il giallo con il trasparente. Il giallo è questo. Mischiamo trasparente, catalizzatore e il diluente. 80 g di trasparente, 40 g di catalizzatore, quindi a zero di nuovo la bilancia, e il 5/10% di diluente. Io ci metto il 5 perché la voglio un po' più densa. 6 g di diluente.
mischio e aggiungo il giallo. Vado a occhio. Sto per rimontare le targhe. Prima però lucido qui intorno, così sono più comodo. La posiziono con un po' di scotch che la vado a rivettare. Così si mantiene bella ferma. Prendo i rivetti. Ok. È nuova. Manca solo il nuovo volante rifoderato in pelle, dopodiché la vedremo in azione. Nel frattempo iscriviti al mio canale, metti like se ti è piaciuto il video, vieni a trovarmi su Instagram Officina del Pilota e adesso è arrivato il momento di lasciarvi a lei.